sì o no, sì o no, sì o no, sì o del 4 dicembre. L'esigenza di questo convegno nasce per cercare di provare a rispondere a questa domanda in maniera ragionata, in maniera argomentata, evitando semplificazioni di questo tipo. La propaganda a cui stiamo assistendo ci ha messo davanti una situazione di questo genere. Vuoi 20 giga al mese, più minuti sms illimitati anche dall'estero e approvare la riforma costituzionale? Cioè, sembra che qualunque argomento sia buono per convincerci a votare sì, o meglio, per terrorizzarci a votare no. Invece sappiamo che il quesito è tutt'altro, anzi, il quesito, se l'amico Cesarino riesce a mandarmelo dietro, il quesito è un altro di quei bluff che proveremo a smascherare questa sera con l'aiuto dei nostri ospiti, che ci spiegheranno anche il perché si tratta di un bluff. Tant'è vero che una testata giornalistica importante, Il Fatto Quotidiano, qualche giorno fa, che ogni tanto anche Il Fatto Quotidiano ne può imbroccare una, cioè non è che le sbaglia tutto, ogni tanto la indovina anche Il Fatto Quotidiano, qualche giorno fa Il Fatto Quotidiano ha proposto una riedizione, ecco, della scheda, che è questa qui: approvare il testo della legge costituzionale concernente l'abolizione delle elezioni per il Senato, che sarà composto da sindaci e consiglieri regionali nominati dai consigli regionali, cioè dai partiti, all'insaputa degli elettori e incaricati di legiferare in barba alla sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione. Ecco, quindi cercheremo un attimo di fare luce sui contenuti di questa riforma e su alcune ragioni di quadro, di
Il pericolo reale, quindi, è una concezione statalistica che assorbe tutta la realtà sociale nello Stato, in contrapposizione al principio di sussidiarietà. Ma c'è un altro pericolo che è da non sottovalutare, in verità, e di cui si scorgono già oggi i primi segnali preoccupanti: quello di trasformare lo Stato democratico in uno Stato etico, in uno Stato cioè pervasivo, che detta anche i principi morali con l'imposizione del pensiero unico, e tutto questo con il supporto di potenti organismi internazionali. I nostri ospiti approfondiranno questi ed altri aspetti collegati appunto alla riforma. Ora, poiché in gioco la democrazia e il futuro della famiglia in Italia, per questa ragione il Comitato invita a votare no, un no convinto. Grazie. Bene, adesso io cedo la parola, così cominciamo a entrare nel vivo, entriamo nel merito di questa riforma, proviamo a calarci ancora di più all'interno delle argomentazioni che devono aiutarci a uscire dall'ossessione del ritornello di Fiorello con cui abbiamo cominciato, e per farlo chiederò di intervenire a il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli Nord, Domenico Aroma. Già prima di questo incarico è stato procuratore aggiunto della Repubblica, credo, a Cosenza, se non dimentico male, poi forse se si può dire, ha scritto anche